I ferri di cavallo sono probabilmente lo strumento più iconico del mondo equestre, utilizzati nello sport e nel lavoro fino a vederli appesi sulle nostre pareti. Ma vi siete mai chiesti perché sono nati i ferri di cavallo? Questo video sarà differente da quelli che vi ho portato finora, ma oggi cercheremo di capire di più su questa invenzione diffusissima e vi porterò anche la mia esperienza del ferro o del piede scalzo. Nel mondo equestre esistono varie tipologie di ferri che dipendono dall'attività svolta, dal movimento, dalla morfologia del piede, terreno e condizioni mediche. Ma torniamo al principio. A cosa servono questi ferri? O meglio, a cosa servivano i ferri di cavallo in passato? Perché dobbiamo tenere bene a mente che le necessità del passato sono diverse da quelle che abbiamo noi oggi. Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare un po' indietro guardando l'evoluzione del cavallo. Cercherò di non dilungarmi su questo enorme argomento. I cavalli sono animali da branco che nella loro evoluzione, da piccoli come una volpe a vivere in boschi rigogliosi, si sono ritrovati, più o meno come il cavallo che vediamo oggi, a vivere in steppe e praterie, dove tipicamente il terreno è duro e compatto. I cavalli selvaggi, quindi, hanno sviluppato uno zoccolo duro e resistente per potersi adattare a questo tipo di terreno. Consideriamo anche il fatto che i cavalli, per cercare cibo e acqua, devono percorrere lunghe distanze e come le nostre unghie anche i loro zoccoli crescono, ma loro riescono ad autopareggiarsi semplicemente camminando. Chiaramente ho cercato di semplificare al massimo questo argomento, ma se vi interessa un approfondimento sull'evoluzione del cavallo, scrivete nei commenti cavallo selvaggio. Detto ciò, ora abbiamo dei bellissimi cavalli selvaggi con dei zoccoli meravigliosamente duri e resistenti. Quindi è chiaro che il cavallo nel suo contesto evolutivo non abbia bisogno del ferro. Ma quindi cos'è cambiato? Perché ci siamo ritrovati a dover inventare il ferro di cavallo? Partiamo dal dire che la data esatta di quando sia stato inventato il ferro non si sa. E Wikipedia dice: alcuni isolati rinvenimenti di epoca romana pongono seri dubbi su quale sia l'epoca della prima ideazione del ferro di cavallo. E un esempio è questo ritrovamento di epoca gallo-romana. Letteralmente una pentola. Come l'agganciavano? Boh! Una cosa è certa, la sua diffusione risale nel Medioevo. In quell'epoca i cavalli venivano utilizzati per tutto: trasporto, agricoltura, caccia, intrattenimento, comunicazione, cioè il cavallo era indispensabile. Quindi ora non abbiamo più cavalli selvaggi, ma cavalli addomesticati. Cavalli scuderizzati quindi nelle stalle che a causa del mancato movimento, esposizione all'umidità e contatto con le loro deiezioni, ovvero escrementi, scusate, ogni tanto mi escono dei termini tecnici così, insorgevano spesso problemi di salute come le zoppie. Vi ricordo che stiamo parlando del passato, dove la cura e la manutenzione giuste e adeguate non c'erano. Ed ecco dunque dei cavalli che spesso erano affetti da problematiche di salute, di conseguenza inutilizzabili, ma erano indispensabili per l'uomo. Ed è proprio da questa necessità che si è diffuso ed evoluto il ferro di cavallo. Quindi cerchiamo di rispondere alla domanda: perché sono nati i ferri di cavallo? Sono nati per salvaguardare il cavallo da tutte quelle patologie che si generavano a causa di una gestione non adatta agli aspetti anatomici del cavallo, sommata a tutte le altre variabili come il tipo di lavoro e il tipo di terreno a cui erano sottoposti i cavalli del passato. Ma oggi, con tutta la cultura che abbiamo sul cavallo e con le migliorie nel campo veterinario, perché utilizziamo ancora il ferro? Voi ve lo siete chiesto? Ad oggi, gli studi che promuovono il barefoot, ovvero piede scalzo, sono molteplici e andremo a vedere anche quali sono i suoi risvolti positivi. Ma prima diamo un'occhiata al mondo del ferro oggi. Prima di tutto dobbiamo considerare che la pratica della ferratura è radicata nel mondo equestre da secoli e non solo, è diventato anche un simbolo di portafortuna nel mondo. In molti aspetti il ferro viene considerato indispensabile. Come in molti sport, si ritiene che le alte prestazioni possono essere ottenute solo con l'utilizzo del ferro. Un'altra motivazione è che si presume che la gestione del ferro sia più facile di quella di un cavallo scalzo. Questo perché si teme che il piede scalzo sia più soggetto a lesioni e zoppie. Attenzione! Questo argomento è pensato per generare curiosità e non divisione.
mi raccomando. Ora entriamo in un argomento molto delicato, perché ci sono molte evidenze scientifiche che contribuiscono a cambiare le pratiche equestre tradizionali, andando sempre più incontro a una gestione più naturale e senza ferri. E andiamo ad approfondire perché con un piede scalzo. Seppur può sembrare strano, la struttura dura dello zoccolo è di natura elastica, quindi ha la capacità di espandersi per uniformare le pressioni, utile per assorbire gli urti durante il movimento e per adattarsi alle varie tipologie di terreno a cui può andare incontro. Tra l'altro, lo zoccolo agisce letteralmente come una pompa che contribuisce al ritorno venoso della gamba. E in più, il piede scalzo riduce il rischio di lesioni a confronto a quello ferrato. Attenzione, questo non vuol dire che ora dovremmo tenere tutti i cavalli scalzi, anche perché abbiamo ben visto nella storia come una gestione sbagliata del piede scalzo può recare seri danni di salute. Insomma, ci sono tantissime variabili per capire se per il nostro cavallo è meglio il ferro o il piede scalzo. E come sempre bisogna tener ben conto della soggettività del cavallo e della sua gestione. Non tutti i cavalli inseriti in un contesto barefoot si potrebbero effettivamente trovare bene, magari a causa di problematiche di salute, anche passate, o proprio per il loro DNA. In tutto questo, gli studi andranno sempre di più ad approfondire la corretta gestione del cavallo, favorendo il loro benessere. Nella mia esperienza ho incontrato un cavallo che per anni ha avuto dei ferri correttivi negli anteriori e che spesso zoppicava. È stato poi deciso di sferrarlo sperando in un miglioramento, che poi c'è stato. Ovviamente ci siamo affidati a un pareggiatore professionista. È importantissimo essere affiancati da professionisti, sia maniscalchi sia pareggiatori. Sì, perché lavorano con lo zoccolo del cavallo, ma sono due cose completamente diverse. Il cavallo ha piano piano smesso di zoppicare e addirittura gli appiombi si sono leggermente raddrizzati, fino ad arrivare a un miglioramento del movimento. E ad oggi questo cavallo è scalzo e non ha più avuto zoppie sugli anteriori, nonostante viva in un terreno non propriamente adatto al piede scalzo. Questo per farvi capire quanto incide tantissimo la soggettività del cavallo. Un'altra esperienza che ho vissuto l'ho avuta con questa cavalla che era appena entrata in laminite a causa di una gestione sbagliata. E grazie a dei ferri correttivi e un'alimentazione corretta, il suo stato di salute è migliorato. Tutto questo per dire che sia il ferro che il piede scalzo hanno risvolti positivi e negativi, che variano da cavallo a cavallo. Grazie per aver visto questo video. E se vi è piaciuto, condividetelo, però anche con delle persone che non sono propriamente del mondo equestre, ma magari anche loro si sono chiesti perché sono nati ferri di cavallo. Ma ora vi chiedo, che tipo di esperienza avete avuto voi, con i ferri di cavallo o col piede scalzo? Fatemelo sapere nei commenti, perché non si smette mai di imparare e magari la vostra esperienza può aiutare un'altra persona. Ci vediamo in un prossimo video.